Siamo a Santa Marinella, sulla costa laziale, poco a nord di Roma. Abbiamo un gommone BVA di quasi 9 metri e un motore Suzuki da 350 cavalli. Vogliamo conoscere le prestazioni, misurare i consumi, insomma, vogliamo provarlo. BVA Sport 28 GTO-C appartiene alla linea Gran Turismo del noto cantiere italiano RIB Italy. È un gommone open di circa 9 metri con aree conviviali a prua e a poppa. È possibile infatti installare sia il tavolo sia delle prolunghe per aumentare la dimensione del solario. La cuscineria è elegante e l'imbottitura è a cellula chiusa, cioè non assorbe acqua. C'è una poltrona davanti alla console, mentre sull'altro lato del cassero la porta che dà accesso allo spogliatoio con doccia e toilette. Sotto il divanetto di pilotaggio, come di consueto, spazio per alloggiare il frigo, il lavandino e altro a piacere. Tra i tanti accessori sono previsti il T-top, il roll bar, vari tendalini parasole e molto altro ancora. Su un gommone di questo tipo si possono montare anche due fuoribordo, ma se ne montate uno solo, questo è certamente ideale e adesso vediamo perché. Cominciamo col metterlo in moto. È silenziosissimo. Per capire se si è avviato, devo guardare il contagiri. E non serve la chiave, basta avere quella elettronica in tasca. È un dispositivo stagno e galleggia. È una cosa importante in barca. Ops, in gommone. Generalmente uno scafo si manovra meglio in spazi ristretti con due motori, ma questo Suzuki ha due eliche controrotanti e anche in manovra la loro efficacia è importante. Riuscite a indirizzarlo esattamente dove volete, sia a marcia avanti, sia a marcia indietro. Due eliche servono anche per fornire una spinta più omogenea, cioè con minore regresso, ovvero sia con minore slittamento delle pale nell'acqua. Una maggiore superficie di spinta dovuta proprio al numero di pale, quelle di due eliche, ci permette anche di accelerare in maniera più efficace. Il gommone plana subito e al tempo stesso, quando riducete il gas, in realtà rallenta prima, in pratica frena. Superati gli 11 nodi, siamo già in assetto planato. Il blocco motore, un 6 cilindri a V con angolo tra le bancate di 55 gradi, doppio albero a camme in testa, è il più grande prodotto da Suzuki, 4.390 cm3. La catena di distribuzione è a bagno d'olio e un tenditore automatico fa sì che non ci sia bisogno di alcuna manutenzione. Certo che con un peso di 330 kg, questo Suzuki da 350 cavalli eroga più di un cavallo per ogni chilo. Rispetto alle immagini che abbiamo girato prima con il drone, il mare adesso è più mosso. Allora, se siete tra coloro che guardano giustamente anche ai consumi, dovete sapere che questo motore ha il Lean Burn, un sistema di mappature che permette a velocità costante di smagrire la carburazione per consumare sempre meno. Ad esempio, a 20 nodi consumiamo 30 litri per ora. Il conto è molto facile, 1,5 litri per ogni miglio. Sto leggendo i dati su un display piccolo, ma in realtà Suzuki vi fornisce anche display molto più grandi, fino a 12 pollici.
È un piacere pilotare con i comandi Drive by Wire. Niente meccanica, tutta elettronica. Che precisione! Oltre una certa velocità, direi questa, 25 nodi. Vale la pena di alzare un po' il trim per migliorare le prestazioni. I consumi ora sono di 44 litri ora, a 25 nodi. Avrei solo spostato un po' lo stacco di sicurezza, qui è troppo vicino al timone, mi dà un po' fastidio. Faccio attenzione e do gas. Come sapete, oltre a una certa velocità, è bene che il piede abbia una bassa resistenza per fornire le migliori prestazioni. E nell'ogiva, cioè nella parte immersa di questo Suzuki e di tutti i Suzuki da una certa potenza in su, c'è un ingranaggio molto piccolo, perché Suzuki adotta una doppia riduzione del numero di giri dell'elica. Una parte degli ingranaggi sono nel motore all'uscita del blocco, gli altri sono nel piede, ma appunto, potendo suddividerli, sono più piccoli. Piede snello, maggiore velocità. Oh oh! Rifacciamo attenzione. Allora, sono a 4500 giri minuto, sto procedendo a una velocità di crociera di 30 nodi e do gas. Che ruggito! Sì, lo so, non è un motore racing, non siamo in gara, ma ci piace dire giù la manetta! Regime massimo 6300 giri minuto, velocità 39 nodi. In questo test ho potuto darvi tanti dati, abbiamo potuto verificare consumi e prestazioni, ma c'è una cosa che io non sono in grado di stabilire in così pochi minuti di prova: l'affidabilità di un motore. Beh, allora, per questo, date un'occhiata alle imprese di Sergio Davy, che ha scelto questi motori per attraversare l'Oceano Atlantico.